parola di Dio è viva ed efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio e ne aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto, e Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Religioni del mondo conoscono e praticano la preghiera. E a modo proprio il cristianesimo soprattutto pratica la preghiera, e per un cristiano la preghiera è un atto sacro che con quale credente si rivolge a Dio. Dialogo. Questa è la preghiera. Dialogo è possibile solo tra le persone. Con questo si esprime la fede nella vera divinità. Dio, l'uomo. In modo particolare si incontrano personalmente. Esistono diversi modi come comprendere la preghiera. Quello più semplice sarebbe chiedere qualcosa. Noi si chiede al Signore per certi bisogni, purtroppo molto spesso le cose materiali del corpo e della vita. Invece ci sono anche le preghiere di ringraziamento, di lode. Questa preghiera è molto meglio che quella semplice. Ma il modo migliore di pregare sarebbe ammirazione davanti alla santità e grandezza del Signore. L'esempio di San Francesco d'Assisi, che in ogni cosa terrena loda e gloria Dio, fino al punto che addirittura lo loda e gloria anche nella morte. Purtroppo qui siamo schiacciati da diverse prove, difficoltà, incomprensioni, mancanze personali, così che la preghiera molto spesso è solo una richiesta. A tanti eventi nel mondo e attorno a noi che noi non possiamo evitare.
aspettare, cioè che dobbiamo partecipare, noi non abbiamo la risposta e continuamente aspettiamo la risposta dall'alto. Aspettiamo per tante cose, tanti eventi, invece di lodare il Signore, ringraziare a Lui noi esprimiamo tante domande. Perché? Perché questo? Perché quello? Perché proprio questo morì così veloce, così presto e così tanti altri? Perché? Perché? Siamo testimoni della presenza del male. Perché bisogna aspettare così a lungo l'intervento del Signore per eliminare qualcosa? Tutti pensiamo così. La presenza delle catastrofi climatiche tipo uragano ad Haiti, da dove ci vengono terribili immagini in diversi posti, sono delle guerre, genocidi, omicidi, creano una grande insicurezza, così che l'uomo tante volte rimane senza la speranza. La situazione è tale che il bicchiere sta traboccando e sembra che Dio è disinteressato per questo trauma umano. Chiesto di aiutare, pregato di lottare per quel debole da coloro che lo sopprimono, lui non risponde. Gli eventi avvengono come se il Signore non li seguisse e non li vedesse. Allora la domanda è seria, anzi sembra che lui ha dimenticato i suoi figli. Durante la seconda guerra mondiale, nella tasca di un soldato russo morto, hanno trovato questa scritta. E lui scrive: Signore, mi senti? Mai nella mia vita ho parlato con te, ma oggi voglio salutarti. Tu sai che dalla giovinezza si diceva che tu non esisti. Ero anche stupido a credere questo. È proprio un miracolo che io, nel profondo di un inferno, io ho visto la luce e che io ho potuto vedere proprio con i miei occhi. Il testo non ci dice in quale modo questo soldato ha visto quella luce, ma si deve affermare che nel vortice della guerra lui ha pronunciato una bellissima preghiera, cioè il cielo sopra l'inferno della guerra. Probabilmente hanno aperto sua bocca, il suo cuore, così che lui ha pregato per prima volta nella sua vita. In poche frasi espressa tutta la tragedia, disgrazia di un mondo dove non si parla con Dio, dove si parla contro Dio, dove inizia l'inferno, l'inferno del peccato, dell'inquietudine, della guerra e dell'odio. Lì dove non c'è Dio, regna quell'altro. Tutte queste nostre difficoltà, le incomprensioni della vita, fratelli e sorelle, risponde benissimo Gesù nel Vangelo di oggi. Allora, se questo giudice ingiusto fa la giustizia a quella vedova, Dio può rimanere sordo alla supplica dei suoi figli? La venuta di Gesù alla terra non è un segno di solidarietà da parte del Signore con loro che sono trascurati, disprezzati e infermi? Gesù stesso cadrà sotto l'ingiustizia, lui disperato, trascurato, e dopo sua risurrezione subito è sorto un problema. Gesù risorto riuscirà a realizzare la giustizia sulla terra? Allora siamo testimoni. Dopo 20 secoli
coloro che seguono Gesù, che siamo noi, dimentichiamo che anche noi dobbiamo cambiare il mondo in meglio e non continuamente aspettare in tutto l'intervento del Signore. Dio, a causa di diverse volte ripetute le varie, noi siamo caduti in un certo modo di disperazione. È una domanda continua: quando gli uomini non cadranno più in quel fango della vita? Su questo purtroppo non c'è una risposta che possa soddisfare, perché Gesù non spiega nulla. Lui non spiega. Lui condivide la sofferenza con noi. Maggior parte di quella sofferenza prende su se stesso, dandoci la certezza che Dio sente le nostre suppliche. Come un uomo, anche lui ha gridato: perché mi hai lasciato, mi hai abbandonato? Ma sia fatta la tua volontà. Perciò Gesù raccomanda la preghiera e la sicurezza nella provvidenza divina. Ma non dimentichiamo, lo scopo non è pregare quello che vogliamo, ma che noi diventiamo quegli altri, diventiamo migliori. Questo è il senso della preghiera, diventare quell'altro. Allora sarà diversa nostra vita, nostro lavoro. Diventare quell'altro significa diventare quello che è del Signore, così anche il nostro lavoro sarà divino e il mondo attraverso di noi diventa un mondo divino. Un compito serio, ma lì dove c'è Dio, lì c'è tutto quello che l'uomo e il mondo fa diventare felice. Un scrittore saggio disse: il cristiano arriva fin al punto dove arriva la sua preghiera. Se nella sua preghiera non c'è posto per tutti gli uomini, lì finisce il suo cristianesimo. Noi possiamo ingannare tutto attorno a noi, anche noi stessi, del valore della nostra preghiera, ma non dimenticate quella saggezza della Sacra Scrittura. Dio conosce noi, penetra i nostri cuori, Lui ci conosce meglio di noi stessi. Un esempio che fa ridere riguardo la sincerità nella preghiera. Tempo fa, in un calendario, buon pastore, nostro conosciuto predicatore, Fra Serufin Shiri, ci ha descritto una cosa proprio provenuta da Erzegovina. Un ragazzo dall'Erzegovina è andato a Zagabria a studiare. Nella sua povertà i genitori gli hanno mandato tante cose così che lui possa studiare più facilmente possibile, ma dando lui su sono diventati ancora più poveri. Poco dopo, questo studente da Zagabria scrive al suo padre di mandargli un po' di soldi così che lui può sopravvivere nella città. Il padre le risponde: figlio mio, prega buon Dio e ci sarà di tutto. Il figlio risponde: papà, prego ogni giorno, al mattino e alla sera. Il padre di nuovo risponde: figlio mio, prega buon Dio e prendi il libro per pregare, un libro di preghiere nostre qui, che abbiamo qui a Erzegovina. Prendi quel libro di preghiera di Fra Angelo. Lui dice: sì padre, ogni giorno faccio così. L'ho sfogliato tutto pregando. No, non l'hai fatto, figlio mio, prega ogni giorno e prendi questo libro di preghiera. Passato un po' di tempo, il figlio quasi disperato prega il padre di mandare un po' di soldi. E dopo questa supplica il padre non ha rimproverato il figlio perché non prega,
ma perché è bugiardo, così che gli risponde: caro figlio, apri il libro di preghiera che non hai preso per niente nelle tue mani e prega a buon Dio. Io nel libro di preghiera ho messo dei soldi così che puoi durare fino alla seconda venuta a casa, ma tu non l'hai nemmeno aperto. Sì. Quanto fa ridere, altrettanto è anche triste. Per la fine, cari fratelli e sorelle, un detto dice: la fede è la madre della preghiera, la preghiera è l'espressione della fede. Chi prega può capire il messaggio evangelico. Sarebbe senza senso se Dio si è annunciato senza dare la possibilità di comunicare con Lui, perché sarebbe come se Lui avesse dato la luce a un cieco. Nostra preghiera illumini gli occhi della nostra fede, perché se noi ci fermassimo a pregare, sicuramente non crederemo più. Colui che prega